lavori che faccio a voi, che appartenete al mondo di mass media e che ringrazio per quanto fate, per le cose che ci permettete di conoscere e che tante volte sono stimolo ad andare avanti. Un augurio che faccio a tutti i telespettatori. È vero che siamo abituati a farci gli auguri nelle grandi feste, buona Pasqua, buon Natale, ogni volta si vuole qualche cosa di nuovo che venga detto proprio per quella particolare festa. Io in questi giorni mi sono richiamato parecchie volte al mandorlo in fiore e come Agrigentino la cartolina che presenta a tutti è proprio quella del mandorlo, questo fiore che spunta quando ancora l'inverno è pieno, gli alberi sembrano messi là mezzi morti perché la natura sembra ancora dormire e poi improvvisamente ci accorgiamo, nonostante il periodo e il freddo, che il fiore può spuntare e quando incomincia a spuntare il fiore le campagne riprendono colorito. Io vorrei immaginare così Agrigento, una città che quando noi la guardiamo ci sembra ancora in pieno inverno, senza segnali di vita, ma che nonostante tutto poi produce i suoi mandorli e i suoi fiori. È vero che perché il mandorlo fiorisca è necessario che l'albero sia curato, che la campagna sia dissodata e se vogliamo davvero farci gli auguri di Pasqua, questo Gesù che risorge, che chiede a noi di risorgere, ecco l'augurio che posso fare, Agrigento, risorgi. È importante che gli agrigentini ci credano, che questa terra ci creda, perché non è possibile che questa terra debba vivere sempre l'inverno, ma ha bisogno di riacquistare e far propri i profumi e i colori della Pasqua. Per far questo, io ho detto in un messaggio, quello scritto sul giornale, ci vuole coraggio, perché la Pasqua è fatta per gli uomini coraggiosi, per quelli che sono disposti a far rotolare determinate pietre che coprono le tombe e da su solo da quel momento la luce risplende e parte da quella tomba. E ci vuole coraggio perché soltanto chi sa guardare avanti può parlare di speranza e può costruire un mondo nuovo. Agrigento è ricca di passato, ma Agrigento è ricca di futuro. E il presente è già futuro. Vorrei davvero che questa Pasqua significasse quel giro di boa che ci permetta di guardare avanti e di costruire il nostro futuro. Ieri sera mi lamentavo dei giovani che vanno via e questo purtroppo è una ferita grave che Agrigento si porta. Fa pensare che 152.000 emigranti agrigentini sono sparsi per il mondo. Una città che se n'è andata e noi abbiamo diritto di avere le nostre forze, le nostre capacità e professionali e professionalità che restano in questa città e rimettono le pietre del futuro. Non possiamo solo amare le pietre del passato che vanno amate perché hanno valore, ma incominciamo a dar valore alle pietre del futuro e ognuno di noi deve saper portare la propria pietra. Qua non si tratta di sapere se deve essere grande o piccola, l'importante è che nessuno si metta da parte e dire non tocca a me. Allora fare gli auguri a una città che guardi avanti con speranza, una città che vuole vivere, una città che dopo essere risorta sappia vivere da risorta, una città che ami la bellezza e non la si imbratti con quei sacchetti di spazzatura gettati di qua e di là. Una città che possa aprire i rubinetti e ognuno possa prendersi la sua acqua e quindi poterla bere perché l'acqua è appunto un bene comune. Una città che sa guardare i suoi ragazzi. Purtroppo, e lo denunciavo ieri sera, sembra che abbiamo gli occhi chiusi e non vogliamo vedere quello che accade. E poi ci meravigliamo che accadano determinate cose. Non sono più i bambini di oggi quelli di ieri. E allora bisogna con loro avere un'attenzione verso di loro e con loro fare un cammino che è diverso da quello che abbiamo fatto noi. Ma non può essere un cammino con una bottiglia in mano e uno spinello nell'altra mano. Una città che davvero sa guardare il positivo che c'è e
questo è già risorgere. Abbiamo gente meravigliosa e gente straordinaria. Ieri sera ho citato una ragazza di Sciacca, la Mangiacavallo, che non conosceva Dio. Una volta che l'ha conosciuto e ha scoperto anche di avere una grave malattia, ha saputo vivere la sua malattia con una dignità e con un atteggiamento giovane da diventare riferimento per tanti. Quanta gente in silenzio porta avanti la carretta, diciamo noi, ma lo fanno con la dignità di chi sa che la propria vita vale. Sono persone anziane, sono giovani, sono lavoratori, operai, impiegati, sono ragazzi. Questo è l'Agrigento che vale, questo è l'Agrigento che ama, questo è l'Agrigento che risorge, questo Agrigento ci dà la garanzia di una Pasqua che non finirà a fine giornata. Ecco, allora voglio dire a tutti, a chi è nella sofferenza, a chi ha problemi grossi da affrontare, a quelle famiglie che vanno rompendosi, a quei ragazzi che non sanno da che parte guardare per scoprire dove sta papà, dove sta mamma, a quei giovani adolescenti che hanno grossi interrogativi e non sanno che risposte dare, a quei giovani che sono disoccupati e devono starsene lunghi marciapiedi ad attendere che qualcosa cambi, a quelle persone che perdono il lavoro o perdono la casa, a quegli anziani che non sono, sono malati ma hanno quella malattia triste che è la malattia della solitudine. Poter augurare a tutti buona Pasqua e desiderare per tutti un pizzico di vita in più, un desiderio in più di fare qualcosa di diverso e qualcosa di meglio. Ecco allora che tutti possano sentire che il loro vescovo, che Don Franco, scrive nel cuore di ciascuno: la primavera è già spuntata, la primavera può spuntare, i mandorli sono fioriti. Buona Pasqua a tutti.